lavoriamo innanzitutto la razza piemontese. La razza piemontese è considerata la razza da carne numero uno al mondo perché ha una qualità di grasso molto buona, perché è molto tenera ed è versatile in tutti i suoi muscoli grazie alla sua tenerezza. Mio papà apre la macelleria al paese dove è nato, che è a Inzago, vicino a Milano, proprio sul naviglio della Martesana. Parliamo degli anni 60. A Inzago e dintorni venivano allevate delle bellissime mucche di razza bruna alpina che davano latte e comunque buona carne. Il paese era un po' più povero rispetto alla città, quindi le parti più pregiate le vendeva ai macellai della città. Già dagli anni 70 mio papà decide di andare in Piemonte, andando a prendere questi bovini di razza piemontesi, sia maschi che femmine, che castrati. Oggi continuiamo a fare questa lavorazione della razza piemontese perché appunto è la più buona che c'è, è quella che riusciamo ad ingrassare meglio, è quella che ha più tenerezza, è una carne molto più dolce, molto più buona, con un grasso più buono. Abbiamo la macelleria e abbiamo la fortuna di avere ancora il macello dietro alla macelleria. Noi abbiamo scelto di macellare i nostri buoi piemontesi e manze piemontesi e anche il vitello da latte, e prima di metterlo alla vendita lo teniamo in cella a 0 gradi per almeno un mese. La bistecca addirittura anche per 40-60 giorni, quindi 2 mesi. Facciamo questo per far sì che la bistecca o qualsiasi pezzo di carne si rilassi e sicuramente otteniamo il massimo dalla tenerezza. Questa tecnica della frollatura è una tecnica antica. Bovino molto grasso, ben frollato e quindi molto tenero, riusciamo a ottenere il massimo che vuole la clientela. Abbiamo iniziato anche a macellare i suini. Abbiamo visto che i salumi, facendoli più accuratamente, uscivano più buoni, più delicati, più dolci e senza nessun tipo di additivo chimico, e mi sono appassionato così a realizzare anche lì il massimo dei salumi. Macelliamo dei maiali più maturi, nella salsiccia mettiamo brodo di carne, salame, salamelle, aglio e vino rosso, nel cotechino marsala e champagne, nella mortadella di fegato mettiamo anche il vin brûlé, il prosciutto cotto. Lo saliamo in vena come si faceva una volta, lo lasciamo in salamoia una settimana, 10 giorni, e poi lo andiamo a cuocere in teglia arrosto in modo tale che diventa ancora più buono cuocendolo a bassa temperatura. Quando abbiamo dei maiali veramente grassi e più maturi, allora le cosce le mandiamo a Langhirano a stagionare, e siccome sono maiali molto grassi possono sopportare una stagionatura più lunga, da 4 a 6 anni. Nel salame, per esempio, mettiamo anche l'aggiunta di bovino in modo tale che riusciamo a migliorare questo suino dandogli un gusto più delicato e più buono grazie all'apporto del bue piemontese. Il prosciutto di manzo, in buona sostanza, lo trattiamo proprio come si fa con una bresaola, con l'unica differenza che iniziamo a salarlo quando il pezzo di coscia è già frollato. E usando questi buoi molto grossi la bresaola rimane più succulenta, riesco a stagionarle per molto più tempo, e poi abbiamo deciso di non chiamarle più bresaole ma chiamarli prosciutti di manzo, anche perché non mettiamo nulla attorno, non c'è nessun involucro, nessuna pelle, nessun budello, ma bensì le appendiamo, diciamo, libere così in modo tale che riescono a ricevere meglio la stagionatura e diventano molto più buone. Facendole con tutti i muscoli siamo riusciti ad ottenere una bella diversificazione dei gusti data dai muscoli magri, dai muscoli grassi.